Stadio Bellucci di Aiana, quarta giornata del torneo dei Rioni 2017, in campo Ponte ai Tigli contro Nicolao. Andiamo a vedere le scelte degli allenatori per questa sfida. Alessandro Innocenti del Ponte ai Tigli sceglie Ciaramella in porta, Carlesi, Baldi, Colangelo e Fusco in difesa, Zingarello, Gianluca, Minighetti, Lombardi e Tascone a centrocampo con Fabbri a supporto dell'unica punta Massaro. L'allenatore Federico Giusti del Nicolao invece manda in campo Tommaso Allori in porta, Spadoni, Drovandi, Dininni e Bellini in difesa, Matteo Allori, Nistri e Carlesi a centrocampo con il tridente formato da Baldi, Lucchesi e Tocci. È tutto pronto, si comincia! Cerca spazi il Nicolao, Tocci contrastato, il pallone arriva a Nistri che pensa al tiro lontano dai pali. Calcio di punizione per i Ponte ai Tigli, sulla palla Zingarello parte, è uno schema, palla per Lombardi, il tiro fuori. Tocci, le sue finte, Tocci cerca spazio, il tocco all'indietro per Allori, il tiro alto. Calcio d'angolo di Zingarello, Allori smanaccia in angolo. Palla lanciata in avanti, la difesa del Nicolao cerca di spazzare il pallone, arriva Fabbri tira dalla distanza, alto sulla traversa. Calcio d'angolo, palla per Tocci, il cross in mezzo, Lucchesi, la sua girata va fuori. Rinvio di Ciaramella, pallone lungo che arriva a Fabbri che la spizza per Massaro vince il contrasto, il pallone arriva a Zingarello, il suo tiro è debole. Calcio di punizione, ancora Zingarello dalla battuta, Zingarello in porta, Allori la mette fuori. Angolo di Zingarello, in porta come prima, smanaccia, via il pallone, il tiro di Lombardi, colpisce Fabbri che era in fuori gioco. Bellini evita Lombardi, Bellini si incunea in aria, arriva sul fondo, Bellini il pallone, resta lì, Baldi respinge Ciaramella e poi Lucchesi sbaglia colpendo malissimo. Palla indietro di Fabbri, ma l'arbitro sancisce la fine del primo tempo. Inizia il secondo tempo. Colangelo rinvia lungo il pallone, Drovandi di testa, lo serve a Fabbri che evita allora il tiro, ancora Drovandi salva in angolo. Palla verso Spadoni contrastato, tiene il pallone ancora, lo gioca verso Tocci, la finta di cross, poi arriva questo cross, Lucchesi di testa, non riesce a girarla verso la porta. Calcio di punizione battuto da Colangelo, lungo verso Fabbri, colpo di testa all'indietro, innesca Baldi che lancia lungo verso Lucchesi, contrastato dall'altro Baldi, Lucchesi combatte, tocca il pallone verso Allori, il suo tiro va fuori. Calcio di punizione di Soldi, il tocco verso Bellini, il suo tiro non c'entra lo specchio. Baldi contrastato, il suo tiro arriva a Lucchesi, murato, ancora palla messa in mezzo, Tocci non se la sente di tirare di prima, pallone ancora allontanato, toccato da Carlesi che prova un tiro, ancora Carlesi col sinistro, alta sulla traversa. Colpo di testa di Drovandi che innesca Tascone affrontato da Dininni, Tascone il cross in mezzo per Massaro ed è 1-0, Ponte dei Tigli con Massaro su cross di Tascone. Calcio d'angolo di Soldi, palla in mezzo, Ciaramella smanaccia, il pallone resta lì toccato da Muià, la palla viene rimessa in mezzo, prova la rovesciata Baldi. Calcio d'angolo per il Nicolao che spinge il pallone, arriva dentro dalle parti di Muglia che ha la palla lì, gliela toglie Fabbri. Campanile alzato a centrocampo da Drovandi, Russo difende questo pallone e poi dà una gran palla in profondità per Fabbri. Fabbri a tu per tu con Allori, ma non si fa battere, grande intervento di Allori. Massaro prova il cross in mezzo, ribattuto, ma l'arbitro decreta la fine del match. Ponte ai Tigli batte Nicolao 1-0 con gol di Massaro.